Vediamo le notizie più importanti del nostro telegiornale. 3 decessi, altro record di positivi nelle Marche, quasi 700 i contagi in 24 ore, in aumento i ricoverati e le persone in quarantena, gli isolati in casa superano i 14.000. Mascherina obbligatoria in classe, parla su Fanu TV l'esperto Bruno Arcangeli, nessun effetto collaterale, è un problema mentale dei genitori. Vende abiti contraffatti al mercato di Pesaro, la Guardia di Finanza denuncia, il commerciante sequestra 700 articoli. Non risponde al telefono da giorni, 55enne, trovata morta in casa a Pesaro. Vittorio Sgarbi dal ristoratore Carriera, Ricci commenta su Facebook, sei il benvenuto ma non a cena. Il critico d'arte replica, smettila di fare buffonate, la pagliacciata è impedire alle persone di lavorare. Intanto Carriera chiede risarcimento dei danni. Entro il 2021 Fano avrà la nuova piscina, sopralluogo al cantiere con la Fondazione Carifano, i tecnici e il comune. Un tuffo in piazza 20 settembre per lasciarsi andare, è uscito il primo inedito della studentessa fanese Asia Antonietti. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito, ieri le Marche sono in zona gialla per ora, ma oggi si registrano 3 decessi e un record di positivi al Covid. All'IRCA di Ancona è morto un 91enne del posto, mentre all'ospedale Madonna del Soccorso sono deceduti due uomini di 75 e 79 anni residenti a San Benedetto del Tronto. Tutti presentavano patologie pregresse, invece i positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 690 su oltre 2.200 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi, pari al 30%. In testa rimane la provincia di Ancona con 212 casi, seguono Ascoli Piceno con 157, Fermo 131, Macerata 101, Pesaro Urbino 79 e 18 da fuori regione. Anche oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha rilevato un aumento di ricoveri che sono 477, più 25 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva passano da 54 a 56, mentre quelli in semi-intensiva da 110 a 137. Cresce di 600 unità il dato delle persone in quarantena per un totale di 8.150, mentre più 878 sono le persone in isolamento per contatti con contagiati. Ad oggi complessivamente sono più di 14.300, di cui 591 operatori sanitari. E in vista dell'emergenza sanitaria, la Regione Marche avvia il percorso per il nuovo piano regionale socio-sanitario 2021-2023. In particolare, ha detto il presidente Acquaroli, diamo mandato all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e all'assessore ai lavori pubblici Francesco Baldelli per la revisione della programmazione della rete ospedaliera per quanto riguarda la riclassificazione delle strutture e la costruzione di nuove, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle stesse. E con il nuovo DPCM gli alunni delle scuole elementari e medie dovranno indossare la mascherina in classe. È un obbligo che secondo molti genitori provocherebbe non soltanto un disagio ma anche un problema di salute. Oggi insieme ad Angelica Panzieri abbiamo fatto chiarezza con un pediatra. Sentite. Bocca e naso coperti anche quando si è seduti al banco. È la novità introdotta dall'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte che prevede nuove regole anche per il mondo della scuola. Gli studenti dai 6 anni in su dovranno indossare la mascherina anche durante la lezione. Un'imposizione difficile da far accettare ai più piccoli, soprattutto a coloro che trascorreranno a scuola diverse ore a causa del tempo pieno. Andiamo a sentire il parere del dottor Bruno Arcangeli. Sicuramente un minimo di fastidio c'è. Per quello che riguarda però anche il fastidio, dobbiamo dire che i bambini sono molto più tolleranti degli adulti, ma molto, soprattutto se hanno un buon esempio. Se hanno l'esempio dei genitori che portano correttamente, lo fanno correttamente, per il bambino diventa poco più che un gioco. Di sicuro non c'è nessun problema da un punto di vista sanitario, anzi. Per molti bambini è quasi una protezione, non solo delle malattie infettive, ma per esempio gli allergici con la mascherina stanno meno male.
perché non respirano allergeni, non respirano inquinanti, eccetera, eccetera. Quindi non vedo un problema nel metodo, è un problema più mentale dei genitori che non tollerano per i propri figli nessun tipo di disagio. Sono abituati a dare tutto ai bambini. I bambini con qualche disagio crescono. Può essere l'utilizzo della mascherina il vero rimedio per, diciamo, prevenire l'aumento e il diffondersi dei contagi anche nel mondo della scuola? Allora, la mascherina è uno dei rimedi, insieme al distanziamento. Ripeto, come ho detto prima, è sicuramente il più importante. È un rimedio tutto sommato che non dà grandi problemi, ripeto, un po' di fastidio, ma sicuramente non ha dei problemi sanitari. Un bambino con la leucemia, bambini con la leucemia hanno sempre portato la mascherina, non sono mai certo lamentati della mascherina, insomma, e gli salva la vita, quindi non vedo il problema. E i mercati all'aperto potranno svolgersi regolarmente anche di sabato e domenica nel rispetto dei protocolli approvati e con l'avvertenza di evitare assembramenti. Lo comunica il vicepresidente della Regione Marche, assessore al commercio, Mirko Carloni. Il comune di Mondolfi invece ha deciso di riattivare in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Fa di Bruno il numero di telefono riservato alle persone in quarantena domiciliare e alle persone che non dispongono di aiuti familiari o extrafamiliari per ricevere assistenza a domicilio per beni di prima necessità e medicinali. Il numero da chiamare, quello che vedete in sovraimpressione, sarà operativo da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 20. Ancora cronaca, vendeva abiti e accessori contraffatti al mercato di Pesaro. La Guardia di Finanza ha denunciato il commerciante e sequestrato oltre 700 articoli per un valore di 14.000 euro. Il servizio di Letizia Marchionni. Vendeva capi di abbigliamento contraffatti al mercato cittadino di San Decenzio. L'uomo, fermato e denunciato dalla compagnia della Guardia di Finanza, è accaduto a Pesaro, dove le Fiamme Gialle, impegnate in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il commerciante, già gravato da pregiudizi di polizia nello specifico settore di intervento, mentre vendeva prodotti recanti segni distintivi e marchi falsi, riconducibili a note case di moda, serie TV, videogame e programmi YouTube per adolescenti e bambini. L'ispezione ha compreso anche una perquisizione dell'abitazione privata del venditore, dove è stata rinvenuta altra merce contraffatta in deposito. Sono stati circa 700 gli articoli sequestrati, tra abiti e accessori di falsi brand quali Moschino, Chanel, TikTok, Casa di Carta, Fortnite e tanti altri, per un valore di mercato della merce che ammonta a circa 14.000 euro. Il responsabile è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Pesaro per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Erano almeno 2-3 giorni che non rispondeva al telefono e purtroppo questa mattina è stata ritrovata morta. La tragedia si è verificata in un monolocale di proprietà del comune situato in via Fattori nel centro storico di Pesaro. L'allarme è stato lanciato al 112, i carabinieri hanno poi allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle ore 13. Purtroppo a terra vicino al portone d'ingresso è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna di 55 anni, originaria di Belluno. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia di Stato. Entro il 2021 la città di Fano avrà un nuovo impianto natatorio grazie a un investimento di circa 6 milioni di euro della Fondazione Carifano. Nel prossimo servizio vi mostreremo l'avanzamento dei lavori che in questi giorni si stanno concentrando anche sulla tribuna da 250 posti. Sarà all'avanguardia, rispetterà l'ambiente e riuscirà a dare una risposta importante non solo alla città di Fano ma all'intera regione. Proseguono a buon ritmo i lavori per l'impianto natatorio realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in via Mattei, nella zona dell'aeroporto, con accesso da via San Michele. Questa mattina Fano TV ha fatto un sopralluogo al cantiere insieme ai vertici della Fondazione, ai tecnici, ai progettisti e all'amministrazione comunale. Prevede una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro e di questi 6 milioni di euro già 1,5 milioni sono stati erogati per gli stati d'avanzamento che si sono realizzati. La prima lettera di intenti che prevedeva la realizzazione a Fano di questo centro natatorio addirittura del 2016 è stata firmata dal mio predecessore, dall'ingegner Tombari.
Questo progetto racchiude funzioni sportive ma anche sanitarie e di riabilitazione, è non solo sport ma anche benessere e riabilitazione. L'area sportiva è dotata di 3 vasche, la prima delle quali di 25 metri a 8 corsie con tribuna per il pubblico, la seconda di 12 metri per l'avviamento al nuoto dei ragazzi e la terza di 8 metri per i bambini. A completare la struttura ci saranno delle aree servizi con bagni, docce e spogliatoi, oltre ad un bar ristoro. Il progetto è stato predisposto in modo tale da poter realizzare in futuro una piscina olimpionica di 50 metri e un ampliamento dei parcheggi. Nell'area sanitaria, invece, oltre alla vasca di 20 metri quadrati per la riabilitazione, ci saranno l'ambulatorio medico, le sale per le terapie fisiche e strumentali, la palestra e gli spogliatoi. Nella nuova struttura abbiamo 2 ingressi, uno separati, uno per la zona sportiva della piscina sportiva vera e propria, struttura sportiva, e l'altra per la struttura, diciamo, sanitaria. I 2 ingressi sono collegati con i parcheggi antistanti alla piscina e collegano con spazi che sono in corso di realizzazione. In questo momento all'interno della zona sportiva è in corso di realizzazione della copertura, il solaio di copertura della zona spogliatoi veri e propri, insieme con la tribuna, diciamo, che potrà ospitare circa 250 persone. Come potete vedere, diciamo, è abbastanza avanti il cantiere, tenendo presente che l'unica problematica che possiamo trovare adesso è nel montaggio del tetto, perché il legno proviene dall'Austria e forse con le restrizioni che ci sono con la pandemia forse slitterà di qualche mese. L'impianto sarà poi affidato in usufrutto trentennale al comune di Fano, che aveva ceduto l'area di circa 3 ettari. Vediamo crescere questa piscina tanto attesa da tantissimi anni, ma soprattutto una bellissima struttura che sarà in grado di dare risposte importanti, ma con tutto anche gli interventi esterni che guardano la mobilità, le ciclabili, quindi veramente un bel progetto che si inserisce anche in un contesto cittadino e non solo, perché questa struttura, non dimentichiamolo, anche per la sua ubicazione sarà importante per la vallata e anche per i comuni limitrofi, per cui una bella risposta al mondo dello sport, agli appassionati di nuoto, ma soprattutto un bel servizio. E dopo l'annuncio in diretta TV di Vittorio Sgarbi di voler cenare domani sera in un locale di Umberto Carriera, ristoratore che ha organizzato diverse proteste a Pesaro e una cena provocazione, oggi è intervenuto il sindaco Matteo Ricci. Caro Vittorio Sgarbi, ha scritto in un post su Facebook, siamo sempre contenti quando vieni a Pesaro, ma tutti i ristoranti la sera rispettano le regole, per questo li troverai chiusi. A Pesaro le leggi si rispettano sempre, ci pensano le forze dell'ordine a garantirlo. Non si scherza sulla pandemia e sulla salute delle persone, anzi, se vai a San Marino, ha proseguito Ricci, digli che smettano anche loro con le buffonate. Abbiamo grande rispetto per la gloriosa Repubblica Sammarinese, ma non esiste che abbiano regole diverse da quelle dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Inoltre, ha concluso il sindaco, non so cosa voglia dire l'aria di Pesaro è più pericolosa. Di certo da noi vogliamo legalità, prudenza e equilibrio tra emergenza sanitaria e economica. E poi la risposta di Sgarbi non si è fatta attendere, sentite. Non è un fatto legato a delle certezze che diano ragione piuttosto al sindaco di Pesaro. Quindi io farei il contrario. Direi di smettere di fare delle buffonate a Matteo Ricci, che impone alle persone di stare in casa oltre la loro volontà, che impone ai ristoratori che hanno messo in sicurezza i loro ristoranti di chiudere. E quindi vada lui la sera via con una sua ordinanza, via libera ai ristoratori di Pesaro. Questo io credo che sia giusto. Non dire che sono buffonate quelle di San Marino, perché a San Marino non è che vogliono la morte delle persone. Hanno valutato evidentemente che il rischio per le persone che non siano di età particolarmente avanzata non c'è. Il risultato si diffonde e lo prendono anche quelli, come potresti prenderlo tu, che sono molto prudenti e che, come tutte le persone, usano misure di sicurezza. Ti può arrivare comunque, Ricci, anzi, se ti arriva, a quel punto avrai risolto, perché ne uscirai e sarai più sereno. Ma le buffonate sono quelle di chi impedisce alla gente di lavorare con misure orarie, per cui il Covid non c'è fino alle 18 e c'è dalle 18 in poi. Non è un animale notturno. Quindi, caro Matteo Ricci, non fare cazzate, apri i ristoranti, non multare Carriera, abbi il senso della dignità del lavoro, articolo 1 della Costituzione, abbi il senso di quello che le persone fanno per vivere.
non buffonate a San Marino. Se lo fanno a San Marino vuol dire che si potrebbe fare in tutta Italia. Non facciamoci prendere in giro da gente come te, che dice buffonate quelle di persone che rispettano il lavoro degli altri. Tutti possono andare a San Marino e allora li mandiamo a contagiarsi là. Trattienili a Pesaro, meglio contagiarsi da te e poi guarire con la tua benedizione, caro Matteo Ricci. E intanto ieri Umberto Carriera, tramite avvocati, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ristoratore ha chiesto l'annullamento del provvedimento del questore di Pesaro, che ha sospeso la licenza della macelleria per 15 giorni dopo la cena di 90 persone organizzata nel locale, in violazione del decreto del Governo. Ho chiesto, aggiunto Carriera, anche l'annullamento e sospensione del DPCM del 24 ottobre, in quanto illegittimo per violazione degli articoli della Costituzione e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Carriera ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati al ricorrente sia dal punto di vista economico che dell'immagine. E adesso cambiamo argomento. La scorsa settimana in cattedrale a Fano Gianluca Frattini è stato ordinato diacono dal vescovo Armando Trasarti. Ha seguito per noi questa cerimonia Filippo Pucci. Non siate diaconi a ore, non siate funzionari, che il servizio scavi la vostra vita. Si viene ordinati diaconi per il bene della Chiesa e non per un semplice cammino di santità o per un proprio desiderio. Con queste parole di Papa Francesco, il vescovo Armando Trasarti ha dato il benvenuto a Gianluca Frattini, che sabato scorso, in Duomo a Fano, è stato ordinato diacono. Gianluca, nato ad Ancona il 5 agosto del 1974, è un fisioterapista in un noto centro di Senigallia e anche a Fano. Alla celebrazione eucaristica, che si è svolta nel rispetto delle norme Covid, hanno partecipato diversi fedeli, la moglie e i figli di Gianluca e una nutrita comunità di Bellocchi, parrocchia d'origine di Frattini. Allora, nasce da una vocazione, principalmente è una vocazione. Io sono sposato da 20 anni con Emanuela, e perciò la mia vocazione principale è stata il matrimonio e la famiglia. E poi c'è stata questa chiamata al servizio nella Chiesa. E c'è stata questa attrazione, diciamo, che verso la Chiesa, al servizio, e ho iniziato piano piano, anche un po' impaurito, e poi ho iniziato la formazione, l'aiuto di mia moglie è stato molto importante. E ho scoperto una Chiesa che sa accompagnarti e sa anche esaltare i carismi che hai, ecco. E fino a tutto il percorso che dura più o meno 6 anni. Alla fine della messa, il vescovo ha dato al neodiacono permanente nella diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola i seguenti compiti. Prima di tutto la famiglia, poi la parrocchia di Bellocchi, l'ufficio liturgico diocesano come vice direttore, collaboratore di Casa Serena e la pastorale della salute. Ringrazio tutte le persone che sono venute alla mia ordinazione diaconale, e in particolar modo il vescovo Armando che mi ha ordinato diacono, il mio parroco Don Giuseppe Cavoli, che in questi anni mi ha anche lui formato, mi ha dato spazio nella parrocchia, e con la sua grande cultura, ecco. E poi tutta la comunità di Bellocchi che porto nel cuore, perché mi ha donato tanto, sicuramente più di quello che ho donato io, e ringrazio a tutti. E a Colli al Metauro è iniziato il trasferimento dei servizi distrettuali di Calcinelli e Lucrezia nella nuova Casa della Salute Giorgio Scrofani in via Flaminia 27. Le operazioni dureranno ancora qualche giorno, ma lunedì verrà aperta al pubblico. La Guardia Medica e la POTES, postazione territoriale dell'emergenza sanitaria, sono già attive nella nuova sede. Con questo passaggio comunicato dall'ASUR, afferma l'assessore alla sanità Anna Chiara Mascarucci, i servizi principali inerenti al benessere dei cittadini saranno incentrati nello stesso luogo, dando così un miglior servizio alla collettività. E adesso parliamo del Natale a Fano, perché l'amministrazione comunale in questo periodo di crisi economica, oltre all'emergenza sanitaria, ha deciso di illuminare e addobbare comunque la città per rendere più accogliente il centro storico e invogliare la clientela al passeggio.
La decisione è arrivata al termine di un incontro avvenuto in via telematica tra l'assessore Lucarelli, le associazioni di categoria e 40 commercianti. Verrà ripristinata la filodiffusione che trasmetterà musica durante la giornata e verranno realizzate alcune installazioni luminose in punti strategici del centro, oltre all'immancabile albero di piazza 20 Settembre. Quest'anno non ci sarà la classica inaugurazione per evitare assembramenti, ma verrà dedicato un momento all'accensione dell'albero, trasmesso in diretta su Fano TV. I mercatini di Natale, invece, se durante il periodo natalizio le condizioni saranno quelle attuali, verranno annullati. Infine, per quanto riguarda la sicurezza, verranno potenziati i controlli da parte dei vigili urbani. Un tuffo in piazza 20 Settembre per lasciarsi andare. Questo è il titolo del nuovo brano della fanese Asia Antonietti. Si intitola Lasciarsi andare ed è il singolo e primo inedito di Asia Antonietti, 14enne fanese che ha scritto e cantato il brano. Appassionata di musica, dall'età di 8 anni ha trasformato un sogno in realtà. Dopo mesi di lavoro, oggi è uscito il videoclip su diverse piattaforme, tra le quali YouTube, Spotify, Apple Music e iTunes. Tu mi parli di uno santo. Sì, è nata l'idea di realizzare il brano con mia mamma. E ne parlavamo un po' da tempo e poi abbiamo deciso di mettere in atto questo desiderio e abbiamo registrato questo brano a Napoli con il maestro Luigi Pignalosa, autore di tantissimi cantanti famosi, e è nato un pezzo molto fresco, estivo, giovanile. E poi abbiamo girato il videoclip con la regista Clelia Parisi, anche lei è regista nota nel settore, e ora siamo pronti per presentare il video e la canzone. Ma questa è soltanto la prima tappa di un lungo percorso. Asia infatti ha già in serbo altri progetti, nuovi singoli e perché no, la partecipazione a un talent canoro. Chi sono i protagonisti e qual è il significato del brano? Allora, si parla di due ragazzi che hanno finito la loro storia d'amore. Qua praticamente lei e lui sono troppo diversi. Lei è una ragazza solare, e gioiosa, voglia di fare. Lui invece è un ragazzo molto più pacato, calmo, riflessivo. E quindi la storia tra i due non va bene. Lei inizialmente ci pensa, dice che lui è quello che vuole. Però poi a un certo punto capisce che non è così e ritrova in questo amore perduto la musica, la sua passione. Tra le scene di vita in cui si alternano momenti di gioia e difficoltà c'è un elemento chiave, la fontana di piazza 20 Settembre. Grazie ad un'autorizzazione speciale del comune di Fano si è riusciti a girare delle immagini senza precedenti nella storia della città. È bellissima! E è un omaggio al centenario di Fellini che si è svolto ad ottobre e abbiamo voluto modernizzare questa cosa grazie alle idee di Clelia ed è nato un vero successo, veramente emozionante. Sicuramente la fontana è quella che mi ha ispirato di più, un po' perché quest'anno ricorre il centenario di Fellini, come ha detto Asia, e questa fontana, che è simbolo della Dea Fortuna, è un po' un canto alla Dea Fortuna, un po' un invito a stare vicino ad Asia in questo cammino d'artista. E tra poco riproponiamo la prima puntata della nuova stagione di Guarda chi c'è con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. A questa seguirà Esplorare i confini, la rassegna del Circolo Culturale Bianchini che sta riscuotendo anche un grande successo. Ci sarà un interessante confronto sull'arte contemporanea a cura di Elisabetta De Blasi con il maestro Oscar Piattella. E per l'informazione è tutto, buona serata con i programmi di Fano TV.